soprattutto per quello che riguarda la privacy, che si sa ormai è diritto inviolabile. Il condomino che decide di installare un impianto di videosorveglianza può farlo, sì, e deve però informare tutti gli altri condomini. Ora, qui la normativa non dice in che modo, però anche a fronte di quello che succede tutti i giorni, non è sufficiente bussare al vicino e chiedergli: posso mettere le telecamere? Sì, vabbè, mettile, fai come credi. Perché finché si va d'accordo, tutto bene. Nel momento in cui nascono contestazioni, come faccio a dimostrare che il mio vicino mi aveva dato il suo consenso? È la mia parola contro la sua, quindi mettere per iscritto, sempre. Oltre a avere l'obbligo di informare i vicini e i condomini, posso installare le telecamere purché queste non riprendano la vita altrui, cioè purché le telecamere non riprendano passaggi comuni, proprietà comuni. C'è un articolo del codice penale, che è il 615 bis, che prevede il reato di interferenza illecita nella vita privata. Questo reato viene commesso qualora vi sia una violazione di domicilio, che ovviamente non è un'incursione in una casa, nella casa del vicino, ma è una violazione di domicilio con impianti di videosorveglianza e le riprese delle immagini della vita privata. Quindi io condomino metto le telecamere, però queste telecamere riprendono il balcone del vicino oppure una finestra del salotto di chi abita di fronte. Questo integra reato. E non è più sufficiente l'aver avuto il consenso. Due requisiti, il consenso e il non riprendere parti comuni, quindi bisognerà farsi assistere da un tecnico perché provi a modificare l'angolatura della telecamera in modo che non venga ripreso, ad esempio, lo scivolo per andare giù nei garage, oppure metto la telecamera che riprende il mio portone del garage, perché giustamente se arrivano da lì i ladri io voglio vederli, sì, però riprende un passaggio comune, riprende un pezzo del garage di fianco. Tutto questo non è ammissibile. E questo è, ripeto, dal punto di vista del condomino che indipendentemente dal resto del condominio decide di installare un impianto di videosorveglianza per sua protezione, perché lo vuole, perché per i suoi motivi. Ecco. Diverso invece è per il condominio. Il condominio, allora, il codice civile consente l'installazione dell'impianto di videosorveglianza e al contrario del caso precedente, può e deve, le telecamere possono e devono riprendere le parti comuni, quindi il portone d'ingresso, i cortili, i parcheggi, i muri esterni, ma non le parti di esclusiva proprietà, perché qui torniamo al caso precedente allora di interferenza nella vita, quindi torniamo sempre lì. I condomini non è che possono venire a vedere quello che faccio io in casa o chi entra davanti a, insomma, chi entra in casa mia, ecco, quella è privacy. C'è l'obbligo di esporre i cartelli della presenza delle telecamere e soprattutto a seguito dell'emanazione del regolamento europeo sulla privacy è obbligatorio nominare un responsabile della privacy, colui che tratterà i dati delle persone che vengono coinvolte nelle riprese, e questi dati non possono essere conservati per più di 24-48 ore e dovranno essere protetti con delle misure di sicurezza, quindi ci sono le telecamere, c'è un registratore che funziona, le immagini andranno messe su un dispositivo che dopo 24-48 ore va però eliminato. E soprattutto non può essere accessibile a chiunque. Io non posso, non è che chiunque entri può andare a vedere chi è passato il tal giorno, la tal ora, ci devono essere
delle motivazioni. Ecco, questo è un argomento su cui davvero si rischia di fare un po' di confusione. Adesso veniamo ai rapporti di vicinato, ai delicatissimi rapporti di vicinato. Compro un appartamento e decido di fare ciò che voglio all'interno. Io l'ho pagato, è mio. Se voglio fare la festa, ogni weekend voglio fare una festa. Se decido di avere quattro cani e una colonia felina di gatti, posso farlo? Allora, fino a che punto sono libera all'interno del mio appartamento di fare ciò che voglio? Ci sono dei casi in cui i miei comportamenti vanno a ledere il godimento della proprietà dei miei vicini. Ad esempio il condizionamento, l'impianto di condizionamento che mi viene attaccato proprio di fianco alla mia finestra e fa un rumore infernale. Chi abita al piano di sopra sposta sedie, tavoli a mezzanotte, a luna, a qualsiasi ora del giorno. Il cane del mio vicino abbaia giorno e notte. In casa hanno anche 5 gatti e sì, sull'igiene sono un po' titubante. Allora, cosa si può fare? Adesso non so se la vedete, ho inserito questa immagine, no, forse no, diventa un po' che è sicuramente è portato un po' all'estremo, no? Allora, in un balcone vediamo un signore con una mucca all'interno del proprio appartamento, nel piano di sotto c'è la signora che innaffia e cadono litri di acqua al piano di sotto, c'è una festa in un appartamento di fianco, qualcuno che butta la spazzatura dalla finestra, cos'altro c'è? Qualcuno che prende il sole sul tetto, una cicogna sul camino, ecco, era solo per ridere, no? Qui nella realtà poi avviene questo, cioè ognuno fa quel che vuole all'interno del proprio appartamento e diciamo c'è da tutta, se ne frega anche se il vicino sente che io cammino coi tacchi o il mio cane abbaia tutto il giorno, vabbè. Allora, c'è una normativa del codice civile che è l'articolo 844 che va a disciplinare proprio questi casi. Io posso fare rumore. Sì, c'è anche il fumo perché c'è qualcuno che sta, c'è un impianto, una fumana infinita. Allora io nel mio appartamento posso avere il fumo che esce, fare tutto il rumore che voglio, purché questo non superi, dice la norma, la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Allora, è una norma un po', come dire, ha lasciato all'autorità giudiziaria un'ampia possibilità. Che cos'è la normale tollerabilità? Per me è una cosa, per voi può essere un'altra. Come faccio a stabilirlo? E l'autorità giudiziaria deve andare a contemperare diverse esigenze. La mia di fare rumore, di fare i barbecue in casa, di avere un impianto non a norma e che mani fumi. E quella, perché io sono proprietaria e ho un diritto di proprietà e ovviamente anche quella del mio vicino di poter godere serenamente dell'immobile. Allora, questo criterio della normale tollerabilità non è un criterio assoluto. È stato volutamente lasciato dal legislatore così aperto, chiamiamolo in questo termine inappropriato, perché il giudice possa valutare caso per caso. La giurisprudenza nel tempo ha definito attraverso dei decibel che possono essere, che sono diversi dal giorno alla notte, ha definito insomma dei criteri per avere dei parametri di riferimento, però lascia al giudice valutare la situazione ambientale, quindi il luogo, il mio appartamento è nella via parallela dove rispetto a dei locali notturni ci sarà un rumore di sottofondo e comunque
un rumore generale diverso da chi abita in un appartamento in periferia. Il giudice deve tenerne conto, e deve essere rapportata alla sensibilità dell'uomo medio. È chiaro che un anziano malato avrà una sensibilità diversa da un giovane ecco. Se questa soglia viene superata, costituisce illecito e può dare adito ad una richiesta di risarcimento del danno. Allora, ci possono essere due casi. Nel regolamento condominiale è già stato previsto che quel rumore a quell'ora, piuttosto che esalazioni di fumo particolari, siano illecite, e allora si deve avvertire immediatamente l'amministratore di condominio, perché intimi all'inquilino di cessare con questi comportamenti. Qualora non dovesse essere sufficiente o nel regolamento non vi fosse scritto nulla, si può chiedere al giudice che cosa? L'accertamento dell'illegittimità di queste emissioni. Può stabilire delle modifiche strutturali all'immobile, quindi il giudice può anche dirmi: vuoi fare rumore? Benissimo, devi insonorizzare con dei pannelli fuonoassorbenti condanno anche a risarcire i danni al tuo vicino perché l'hai sfinito. Ecco, questo da un punto di vista civilistico. Lo stesso caso può anche scaturire in una violazione di carattere penale. C'è questo articolo, il 659, sostanzialmente chi disturba le occupazioni, il riposo, la quiete di una molteplicità di persone, quindi la differenza rispetto a quello di prima è che per potersi dire integrato questo reato serve l'aver disturbato non solo il mio vicino di casa o quello che abita al piano di sotto, ma più condomini. E allora si può essere puniti con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. È punibile a querela della persona offesa, e questo è importante perché il reato è procedibile d'ufficio, cioè il mio vicino causa una serie di rumori. Questi rumori vengono sentiti da 5, 6 o da tutta la palazzina. Non è richiesto che io vada a depositare una querela o vada dai carabinieri a fare una querela o vada dall'avvocato che redige una querela. È sufficiente che io chiami i carabinieri. E loro accertano il superamento di questa l'effettivo rumore e possono d'ufficio segnalare in procura della Repubblica, e questo procedimento va avanti da solo, quindi non mi devo neanche esporre io in prima persona, e non è una considerazione da poco, perché c'è chi dice sì, però se lo faccio poi magari si incrinano i rapporti e magari mi fai dispetti. È stato fatto appositamente. L'importante è che questi rumori e questi schiamazzi disturbino più di una persona e non solo gli occupanti di un appartamento. Il magistrato dovrà valutare l'orario in cui il rumore è stato commesso, quanto è durato. È chiaro che se il cane abbaia a mezzanotte e sveglia due piani, è successo una volta, insomma, niente era reato. Il luogo dove il rumore viene prodotto e se c'era una necessità sottesa a questo rumore. Che cosa fare? Lo abbiamo detto, un'esposta all'autorità giudiziaria. Vi ho inserito qualche caso così, giusto da darvi un'idea. In caso di gas nocivi provenienti dal camino del vicino, non è necessario dimostrare il superamento della soglia di normale tollerabilità, perché è indiscussa la nocività di queste esalazioni, quindi se il camino del vicino provoca questi gas non devo neanche stare ad accertare se superano o meno una determinata soglia, perché sono già considerati nocivi. Questo riguarda invece l'esposizione a campi elettromagnetici. Qui c'era un impianto che genera
valori di emissione di onde elettromagnetiche che sono superiori ai limiti massimi consentiti dalle norme in vigore, e questo impianto è stato eliminato proprio per il principio di precauzione, anche se non era stato poi effettivamente accertata il superamento della soglia. E il giudice, pur avendo la facoltà di scegliere diverse misure consentite dalla norma, deve comunque sempre precisare le ragioni della scelta di una piuttosto che di un'altra, quindi ha un obbligo di motivazione. Questo, vabbè, sì, è sostanzialmente la spiegazione dell'articolo 844. Vado veloce con l'ultimo argomento, gli animali in condominio. Altro tema davvero molto, molto sentito. Il regolamento assembleare non può contenere divieti riguardanti gli animali. Soltanto il regolamento contrattuale, perché può imporre diverse limitazioni e, come dicevamo prima, può imporre il divieto di detenere animali, cosa che ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, considerando che i cani e gli animali domestici sono ormai considerati parte integrante della famiglia, e non tutti i condomini hanno regolamenti contrattuali, ecco. Quindi nei regolamenti, soprattutto assembleari, non è possibile vietare di tenere l'animale domestico, cane, gatto, pappagallo, piuttosto che insomma il coniglio. È chiaro che gli animali non possono essere lasciati liberi o incustoditi nelle aree comuni. Faccio l'esempio del cane perché è il caso più frequente. Ma anche il gatto, non posso lasciare il mio cane libero di circolare senza guinzaglio nel giardino condominiale. Se il cane sporca, sono obbligato a pulire e raccogliere. Non tutti lo fanno. Se uno ha il gatto, insomma, è una questione diversa. Non so se il gatto viene portato nel giardino condominiale, ormai non... Gli altri gatti. I proprietari degli animali devono comunque garantire che questi non arrechino disturbo alla quiete e al riposo degli altri condomini. È chiaro che se il cane ogni tanto abbaia, è stato sancito il diritto sacrosanto del cane di poter abbaiare. È anche vero che non può farlo giorno e notte ininterrottamente. E come dicevo prima, nessun regolamento condominiale può vietare agli animali l'accesso alle aree comuni, quindi non mi può essere vietato di portare il cane nel giardino condominiale, devo tenerlo al guinzaglio, devo utilizzare insomma norme di buon senso. E qui vi avevo messo un caso dove la Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d'Appello con cui è stato disposto il risarcimento del vicino disturbato nelle ore di riposo a causa di cupi ululati, continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne messe dai cani dei vicini collocati sul terrazzo dell'abitazione e sul terreno comune del fabbricato. Se lascio il mio cane in balcone e tutta notte piange, è un problema. Disturbo gli altri. E torniamo al discorso di prima, se disturbo solo uno, mi possono essere chiesti i danni. Se disturbo tutto il condominio, posso incorrere in un reato. Ecco, non proseguo oltre, è davvero un piccolo riassunto, ma c'è tanta normativa, ci sono tanti casi, e come vedete ci sono linee di confine molto sottili. Molto sottili. Ecco, prima domanda. Ha parlato di due regolamenti condominiali, quello contrattuale e assembleare. Che differenza c'è? Allora, il regolamento contrattuale viene redatto dall'originario costruttore o dall'originario proprietario dello stabile. In quel regolamento può essere vietato, l'immobile di proprietà che io vado ad acquistare può subire delle limitazioni importanti. Quindi, facevo l'esempio prima, io compro l'appartamento, dopo X anni voglio lasciarlo a mio figlio perché vuole fare lo studio di fisioterapia,
in quel regolamento può essermi vietato cambiare destinazione d'uso. Ma se poi, invece la mia vita, i condomini sono d'accordo su questo, si può variare o dobbiamo sempre, devono essere sempre seguite le norme del regolamento? Devono essere d'accordo tutti i condomini all'unanimità. All'unanimità può essere modificato. Invece il regolamento assembleare riguarda proprio le normative interne, il godimento delle cose in comune, le spese. Se i condomini vi dicono io nell'atrio, quando le persone entrano, non voglio vedere passeggini, biciclette, spesa che viene lasciata lì, possono inserirlo. Ecco. Le norme di funzionamento del condominio, insomma. Quando un regolamento, diciamo quello del condominio di nascita, sì. Vieta, non è il mio caso, parlo perché lo so, vieta gli animali domestici nella casa. Adesso con le nuove leggi si possono tenere o sempre vietato per forza? Se nel regolamento contrattuale è stato previsto il divieto, è vietato. Anche nonostante serve una modifica all'unanimità di tutti i condomini. Ok, sì, grazie. Sì. Esiste anche un contratto contrattuale per quanto riguarda una lottizzazione rispetto al vicinato? Aspetti che non ho sentito bene, com'è? C'è anche un contratto per le lottizzazioni. In tante case sì. No? C'è un contratto che dice le distanze, tutto quanto, specialmente sì. Nella piantumazione degli alberi, come tenerli, c'è? Assolutamente sì, è previsto dal codice civile, per ogni tipo di albero ci sono distanze diverse, però ci sono i regolamenti comunali che possono andare a derogare alla disciplina codicistica, quindi bisognerebbe prendere visione del regolamento comunale. Vale più quello comunale o quello del lottizzante? Eh no, il lottizzante deve attenersi al regolamento comunale. No. Quale che nasce prima? Nasce prima quello comunale, quello comunale è già esistente. Beh, ma chi fa lottizzazioni deve prendere visione prima di costruire, sì. Su quello esatto. Lì. Su quello lì, sulla base di quello poi si costruisce. Fa elasticità sulle sue esigenze. Esatto. C'è il problema delle piante di alto fusto. Mi rendo conto, però bisogna capire che tipo di. Perché nel codice civile, in base al tipo di pianta, c'è una distanza. E questa può essere derogata dal regolamento comunale. Quindi bisogna capire di che pianta stiamo parlando, cosa prevede il regolamento comunale, perché se il regolamento comunale mi permette di avere delle distanze minori, maggiori, altezze diverse, io posso, sono nella facoltà di poterlo fare. Bisogna partire da lì. Sì. La distanza del fusto, sì, del tronco. Sì, sì. Se poi questo albero però ha rami enormi, una chioma gigantesca che supera anche il confine, in quel caso vale sempre il fusto del tronco. No, allora non si può far diventare un albero un buon senso direbbe così, però mi rendo conto che ci siano questi tipi di problematiche, ma questo albero è dov'è? Cioè è in una lottizzazione, devono ancora esserci dei condomini? No, è un condominio già esistente e l'amministratore condominiale? No, non c'entra. Ah, non c'entra un condominio, è una proprietà privata? Non è che ti impianti la piantina così dopo. Bisogna tenerla piccola. Il buon senso prevede che... Non è questione della pianta in sé. Bisogna lo sviluppo che lei può fare e bisogna mantenerlo. Certo, sì. Non può andare a invadere la proprietà confinante. Adesso se è un minimo, vabbè. Però se diventa una cosa importante bisognerebbe farlo presente, anche perché
se, con i temporali che ci sono, se cade un ramo va proprio sulla mia macchina, o se passo lì sotto, passa mio figlio, passa l'animale domestico e in quel momento mi cade un ramo. Lì automaticamente il titolare della casa. Sì. Automatico, penso. Quello sì. Se c'è un'assicurazione, bene, se no paga di tasca sua. Se paga. Quello sì. Diciamo come l'altro cosa, no? Che... quando uno non paga certo. Dopo 20 anni dell'albero di Natale, vedo? Sì. Sta fermo il posto di 2 anni, dopo io ho fatto così, sotto la mia mura c'erano sempre delle macchine, ho visto un giorno al temporale che faceva così, dove eravate tutti, perché come si fa, pianti una piantina così, dopo un certo punto, cioè, non si può sapere se dopo quando viene un temporale si rompe degli rami. È quello, però per evitare possibili danni, insomma, il buon senso prevede la manutenzione, no? È chiaro che certe piante, ad esempio l'albero, quello lì, ma poi non si può potare o restringere. Loro lì, perché a un certo punto, cioè, così hanno tagliato su. Però le assicurazioni sull'immobile, sulla casa, dovrebbero coprire, dipende poi che tipo di assicurazione viene fatta. Dipende. Perché? Ascolta Roberta. Sì. Allora, nel caso di un condominio moroso, sì, in cui ci assumiamo le spese da anni, sì, dobbiamo spartirsi le spese fra condomini. Questo qua è anche morto, cosa succede? Ma la casa che sarà? Ma è anche morto, Dio Bob. Ma che sarà la casa? Cosa succede? Gli eredi? È diviso dalla moglie. Sì. Era diviso dalla moglie e c'è due. Allora, se era solo minorenne o maggiorenne? Se era solo separato, la moglie ha facoltà di ereditare. Se era anche divorziato, la moglie perde il diritto ad ereditare. E questo vuol dire che se è separato, la moglie può ereditare crediti ma anche debiti e quindi il debito nei confronti del condominio. I figli minori ereditano, va però depositata un'istanza al giudice tutelare perché autorizzi ad ereditare, perché se ci sono dei debiti ovviamente... Ascolta, ma io pensavo, siccome noi stiamo pagando per lui da anni e anni, è possibile che non venga venduto l'appartamento e noi possiamo recuperare i nostri soldi? Questo appartamento lo spiegate cosa parlo? Le anni che paghiamo per uno che non ha mai pagato il condominiale. Ma c'è un amministratore condominiale? Certo che c'è. Allora bisogna dire amministratore, caro amministratore, sono stufata di pagare anche per chi non paga. Gentilmente, anche perché cari signori, il signor Tarditari non paga, dovete dividervi le spese. Lo fanno. Cioè la proprietà matura comunque spese. Perché stanno facendo come tu dicevi, che li trattengono un quinto del stipendio. Ma per un altro motivo o per questo? No, per pagare tutti i debiti che ha. Allora, se c'è già e un... E noi siamo in code, le dice sempre l'amministratore, noi siamo in code, in coda. E in coda tocca pagare un altro. Perché se un soggetto ha già un pignoramento in corso, chi arriva dopo deve aspettare che... Sì,